Gestione del porto di Badolato, Assunzioni e vere e proprie guerre di potere. L'operazione che carabinieri e polizia di Catanzaro hanno condotto alle prime luci dell'alba per portare in carcere 25 tra capi e gregari della Cosca Gallace Gallelli di Guardavalle porta alla luce una realtà difficile e molto articolata con referenti su Badolato, dove la Cosca gestiva il porto e le sue attività. Referenti che si distinguono in due sottogruppi anche se hanno lo stesso nome, i gallelli Macineio e i gallelli Siris. Quello che è comunque l'aspetto più grave è che la realizzazione di una struttura come il porto turistico, che dovrebbe costituire volano per il turismo calabrese in quest'area che è molto bella e molto appetibile, in realtà che cosa accade? Gli operatori di questa struttura diventano le vittime di una serie di danneggiamenti e di estorsioni da parte di questi gruppi criminali contrapposti e quindi eh, ci devono essere i loro guardiani, e devono pagare per non subire ovviamente danneggiamenti alle loro strutture e, e devono anche barcamenarsi tra gruppi. Criminali contrapposti perché devono sapere chi è più forte in un determinato momento e quindi chi è in grado di assicurare maggior protezione. Agli arrestati vengono contestati a vario titolo i reati di associazione mafiosa, estorsioni, usura, traffico di stupefacenti e armi. Sono state accertate anche le responsabilità in un'estorsione ad una ditta emiliana impegnata nei lavori di costruzione del porto di Badolato. Importanti per questa operazione le dichiarazioni del pentito Antonio Belnome. Nell'inchiesta sono coinvolti anche professionisti ed imprenditori. La Cosca sarebbe stato in grado di infiltrarsi nelle istituzioni, in particolare nell'ufficio tecnico comunale di Badolato, comune già sciolto per infiltrazioni mafiose, dove il sindaco Giuseppe Nicola Parretta resta indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Risultano rapporti abbastanza stretti anche. Eh di convergenza vettorale tra eh, sindaci in qualche misura e gruppi eh, criminali contrapposti che si ispirano a Gallace.